Buongiorno Davide, oggi parliamo di un fatto che risale a un paio di giorni fa, quindi al 14 febbraio, che però non credo sia stato intercettato da tutti. Il fatto è questo: il maintainer di un grande progetto open source, Core.js, che sta su milioni di siti web, tra quelli più famosi e visitati al mondo, ha annunciato che non ce la fa più a mantenerlo alle attuali condizioni e potrebbe prendere decisioni drastiche. In uno sfogo di 11.000 parole su GitHub, che attualmente sostituisce il README del progetto, Denis Pushkarev ha detto che le sue già scarse donazioni sono state in gran parte interrotte dopo la guerra in Ucraina, perché lui è russo e vive in Russia e alcune società occidentali che gestiscono i pagamenti online hanno chiuso le erogazioni verso la Russia. Ma anche prima c'era stata poca partecipazione della community, anzi, quando ha aggiunto un link al suo Patreon e un invito a donare nel post install di Core.js per cercare più fondi, ha detto di aver ricevuto un costante ondata di odio, centinaia di messaggi, post e commenti ogni giorno. Allora, facciamo un riepilogo veloce su che cos'è Core.js. Core.js è una libreria modulare per JavaScript che fornisce una serie di strumenti, tra cui soprattutto i polyfill, ovvero modi per implementare le funzionalità più nuove e moderne dello standard JavaScript anche sui browser che non li sopporterebbero direttamente. Su GitHub si vedono più di 13 milioni di sviluppatori che lo usano e viene scaricato più di 43 milioni di volte alla settimana da NPM. Ha avuto più di 9 miliardi di download dalla sua pubblicazione nel 2014. Come scrive Pushkarev, è una delle principali ragioni per cui gli sviluppatori possono usare le funzioni ECMAScript moderne ogni giorno nei loro processi di sviluppo da molti anni, ma la maggior parte degli sviluppatori non lo sa perché usano Core.js in modo indiretto, perché viene fornito loro dai transpiler o da pacchetti intermedi come Babel Polyfill. Non è un framework o una libreria il cui utilizzo richiede allo sviluppatore di conoscere la sua API e di esaminare la documentazione o almeno ricordare che la sta usando, e anche se gli sviluppatori usano Core.js direttamente, si tratta solo di alcune righe di importazione e alcune righe nella configurazione, dopodiché te lo dimentichi. All'inizio del tracollo della situazione avviene 3 settimane dopo il rilascio della versione 3 di Core.js nel 2019, lo scrive proprio lui nel post. Peraltro, mi permetto qui una prima considerazione, lo scrive in maniera non molto carina ed empatica, perché il fatto è questo: un incidente di cui lui fu sfortunato protagonista, ma non sfortunato quanto le due ragazze che furono travolte della sua moto alle 3 di notte e che lui descrive letteralmente come due ragazze ubriache di 18 anni vestite di scuro che hanno deciso di strisciare attraverso un'autostrada poco illuminata direttamente sotto le mie ruote. Ecco, in questo incidente una delle due ragazze perse la vita e l'altra fu portata in ospedale con qualche infortunio. Peraltro poi dice anche che in Russia, dopo un incidente di questo tipo, se non sei figlio di qualcuno di importante, sei sicuramente giudicato colpevole e durante il processo l'accusa chiede 7 anni di carcere. Lui quindi trova un accordo coi parenti delle vittime e anche qui mostra scarsissima empatia mettendo la parola vittime tra virgolette. Comunque, trova un accordo che consiste nel versare $80.000 al cambio dell'epoca, che poi sommate al costo dell'avvocato sono una cifra molto importante, cifra che lui non aveva avendo lavorato per lungo tempo su Core.js senza che nessuno lo avesse pagato per questo. A quel punto fa partire una campagna di fundraising attraverso messaggi su NPM e GitHub e nel post install del pacchetto con NPM Fund, cosa che scatena una pessima reazione da parte della community che non vedeva per niente bene questa pressante richiesta di denaro. Comunque, a 2 settimane dalla scadenza dei termini per effettuare il pagamento alle vittime, aveva raccolto solo un quarto della cifra e quindi finisce in prigione e vi trascorre 10 mesi. E una volta tornato, la situazione per il suo progetto è anche peggiorata perché molti, non sapendo della sua vicenda, lo hanno accusato di non fare niente per il progetto, di essere un pessimo maintainer, e lui in prigione non aveva accesso a computer o internet. Poi nel frattempo NPM ha disabilitato l'output delle richieste di fondi nel post install e quindi, non vedendo più i messaggi, molti hanno anche smesso di donare. E i messaggi di odio non solo continuano ma aumentano. Alcuni, quando vengono a sapere della vicenda processuale, lo chiamano assassino e in più, in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziano a chiamarlo fascista russo. E qui c'è un altro punto su cui mi preme fare una considerazione, perché ho visto molti messaggi su Twitter e Reddit che mi hanno fatto riflettere. A proposito della guerra in Ucraina, Pushkarev scrive una frase in questo post e penso sia utile tradurla e leggerla interamente perché poi ci serve per capire i commenti successivi. Non voglio scegliere tra due tipi di male. Non commenterò ulteriormente su questo poiché ci sono persone vicine a me da entrambi i lati del confine che potrebbero soffrire per questo. Ecco, questo è l'unico accenno alla guerra in tutto il post e questa è una delle cose più riprese e commentate nelle reazioni che ho visto in giro.
soprattutto per aver scritto due tipi di male e quindi, secondo gli accusatori, che ovviamente sono sempre senza peccato, cadendo nella retorica, nella propaganda russa, nella narrazione di entrambe le parti cattive, che sarebbe un sostegno a Putin e questo farebbe di lui un fascista russo, anzi, come ho letto in un tweet, un rashist. Naturalmente poi a mettere il carico c'è chi ha ripescato commenti dell'ultimo anno in cui lui dice di essere contro la guerra e contro il governo russo, ma di non dimenticare i morti civili in 8 anni di bombardamenti ucraini sul Donbass e anche di avere amici in quelle zone, quindi di aver particolarmente conosciuto e sofferto questa situazione. Questi commenti, ma lo sappiamo già, e anzi lo so che anche alcuni di voi che ascolteranno questo podcast non ammettono nessun tipo di ma, nessun'altra considerazione se non una netta condanna a Putin all'invasione, senza aggiungere nient'altro. Qualunque altra parola, qualunque altra considerazione e soprattutto qualunque anche lievissima critica all'operato ucraino degli ultimi 8 anni cancella immediatamente le critiche a Putin e bolla chi esprime questi pensieri come sostenitore dell'invasione, putiniano, eccetera. E figurati poi se è russo, lì proprio si arriva al fascista senza troppi problemi. E queste cose potete trovarle su Twitter, basta aprire il tweet di Pushkarev e scorrere un po' i commenti, un fiume di accuse di questo tipo. E per fortuna molti sono anche commenti che parlano della situazione in sé, cioè del sostegno al progetto e della sostenibilità del progetto open source, che è il core della discussione, almeno dovrebbe esserlo, invece di usare argomenti ad hominem che infangano tutto e non permettono di generare valore da discussioni come queste e soprattutto un aiuto concreto per chi sta letteralmente reggendo un pezzo di web mantenendo una singola libreria. Ora davvero, sulla guerra in Ucraina, se volete conoscere la mia opinione chiedetemela in privato, non ha senso che ne parliamo qui, probabilmente non frega niente a nessuno, ma il punto è: siamo davvero arrivati a un punto tale da voler tagliare fuori dal gruppo totalmente chi ha un pensiero un filo più complesso e magari anche in contraddizione col nostro? Non un nazista, non un apologista di assassini di massa e stupratori, non una bestia di Satana, no, un ragazzo che vive in Russia e sicuramente già solo per questo ha un bagaglio culturale e una visione del mondo diversa da uno cresciuto in un paese europeo e in questo caso poi una vicinanza territoriale e affettiva a quei luoghi un pochino maggiore di quella che abbiamo noi che lanciamo pietre dalle nostre tastiere meccaniche. E comunque qual sarebbe il piano? Decidiamo che chi non la vede come noi non ha il diritto di sedere al nostro tavolo? Nell'open source non c'è posto per chi non ha una visione netta, bianco o nero, buoni e cattivi del mondo e che deve essere esattamente quella che noi abbiamo deciso come giusta e unica. Tutti gli altri li tagliamo fuori, non hanno il diritto di parola, non hanno diritto di ricevere fondi e sostegno per il contributo che danno al mondo. La loro storia passa per questo in secondo piano. Siamo davvero arrivati a questo punto? Io per fortuna ho visto tanti commenti che sono contrari a questa visione manicheista della situazione e cercano di riportare la discussione sulla vera questione, che è, ripeto, la sostenibilità del progetto. Ma ho letto tantissimi, anche tra persone di grande intelligenza e che stimo, che puntano invece il dito su questo e distolgono l'attenzione dal punto focale, e questo mi ha colpito molto. Comunque chiudiamo invece sulla notizia con la conclusione del post, che poi naturalmente vi invito a leggere per intero. Il maintainer sta considerando varie opzioni per il futuro a seconda del feedback, ha scritto. Queste opzioni includono un adeguato sostegno finanziario, essere assunto da un'azienda che lo paghi per lavorare sul progetto open source e gli standard web, renderlo closed source, quindi trovare un modo per monetizzarlo, oppure una morte lenta. Quindi diciamo, come ultime considerazioni su che fa, questa versione gratuita potrebbe essere limitata cambiando la licenza con funzionalità extra a pagamento. A quel punto Core.js evolverà, creerà nuove utility per la compatibilità del web, però questo ridurrà anche la diffusione di Core.js causando problemi a molti sviluppatori, però alcuni clienti paganti diciamo basteranno a sostenerlo e la famiglia avrà denaro per pagare le bollette. Peraltro, rispondendo al commento su un fork, cioè a questo punto lo forcheremo, creeremo la nostra versione, dice: vedo commenti del genere regolarmente, ma non ha senso solo forcarlo senza poi mantenerlo e nessuno approva ad aggiungere qualcosa di significativo o contribuire regolarmente. Deve essere reattivo, deve reagire a ogni rilascio del motore JavaScript, correggere i bug, implementare nuove funzionalità, testarlo e considerare le specificità di ogni motore, e si chiede se qualcuno abbia davvero le conoscenze e il tempo necessari per farlo. E su questo infatti cita anche il commento di Nicolò Ribaudo, anzi l'italianissimo Nicolò Ribaudo, che è maintainer di Babel, che è tra i sostenitori del progetto, e diceva che loro non hanno il tempo e le risorse adeguate per mantenerlo, e se lo dice Babel, figuratevi quanti possono permettersi di prendere in carico questo onere. Quindi la situazione rimane sostanzialmente insoluta: se non sei assunto da una società che ti permette di lavorare sul progetto open a tempo pieno, bastano le donazioni? Forse per un po' sì, però abbiamo visto che quando poi accadono eventi imprevisti di grande portata come l'incidente di Pushkarev, e non avendo strutture alle spalle che ti permettono di sostenerti, rientrare poi nella normalità, è molto difficile riprendersi, non hai assicurazioni, non hai un paracadute, sei da solo, e questa è una situazione in cui si trovano molti maintainer, una cosa che i piattaforme
piattaforme come Open Collective certamente stanno migliorando e migliorerà sempre di più, ma dobbiamo cercare tutti insieme di affrontare questa situazione, perché in gioco è proprio il futuro stesso dell'open source come movimento e come filosofia, e se ci interessa davvero non possiamo non affrontare l'argomento. Insomma, voglio chiudere qua perché questa puntata sarà anche lunghissima. Mi premeva raccontare questa storia e porre l'accento su questo tema e sul risvolto politico che ha preso sui social. Vorrei, ecco, per una volta, ecco, lo chiedo, mi piacerebbe ricevere commenti su questo, vedere qualche discussione interessante. Se non volete lasciarli su YouTube, mandatemeli in privato, tanto avete tutti i contatti, li trovate facilmente online, ma parliamone, mi interessa davvero. Quindi, grazie per aver seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao.